Sì, grazie Presidente. Allora, iniziamo col dire che questo è un documento molto dettagliato e molto, molto ben scritto. Lo hanno detto anche alcuni miei colleghi. Io voglio ringraziare la persona che ha lavorato per conto per lo staff dell'assessore Ziantoni, Dario Tamburrano, che ha fatto veramente un lavoro straordinario, molto difficile, perché è un lavoro molto molto dettagliato, con tantissime schede, tutte molto precise. La cosa bella di questo piano è che innanzitutto è un piano che ha i piedi per terra, è molto concreto, molto con obiettivi fattibili, uno a uno declinato nel dettaglio. Non poteva essere altrimenti. Dario gode di una stima molto elevata all'interno del Movimento 5 Stelle per il suo ottimo lavoro che ha fatto come europarlamentare. Chiarisco, c'è un osservatorio internazionale che va a dare dei giudizi sull'operato dei parlamentari europei ed è stato considerato uno dei cinque parlamentari più influenti sulle politiche energetiche. È colui che ha portato avanti delle modifiche normative importantissime a livello europeo per le comunità energia e per l'autoconsumo, cioè cose che importantissime che riguardano 250 milioni di persone. Questo lo ha fatto una persona che gode veramente di una grandissima stima e che per cui sinceramente forse non potevamo capitare in migliori mani. Infatti questo documento, da coloro che hanno avuto l'opportunità di poterlo leggere nel dettaglio, andare, osservare, entrare un po' più nello specifico del documento, si notano veramente un grandissimo lavoro fatto veramente bene. Questo ovviamente non è possibile poterlo fare da soli perché sono tante le persone che ci hanno lavorato, ma è state ben coordinate da Dario Tamburrano e ci ha lavorato molto bene anche il Dipartimento con una persona che si è messa e che ha fatto veramente un grandissimo lavoro. Ma questo testo è stato redatto non da soli, hanno collaborato degli enti importantissimi come il GSE, l'ISPRA, Enea, che hanno proprio contribuito alla stesura di questo testo e ne danno un valore e un'importanza assolutamente centrale. Noi andiamo a declinare nel dettaglio tutti questi obiettivi. È un piano dove si dicono le cose che devono essere fatte. In commissione, giustamente, adesso non ricordo chi, ha evidenziato, è stata evidenziata un aspetto in particolare, ed era quello, dice, ma poi Roma Capitale ha il numero di persone adeguate per far sì che questo piano possa essere sviluppato. Ebbene, è detto nel piano, ricordiamolo. Piano che è stato approvato dalla Giunta e ora ci apprestiamo a approvarlo anche in aula, per cui ci sono i due organi più importanti politici di questa amministrazione che dicono la stessa cosa e che dicono che questo ufficio, l'ufficio per lo sviluppo del Paes, che si deve dotare di almeno 40 persone. Per cui questo è un obiettivo che bisogna darsi e bisogna farlo, perché è così ratificato dai due organi più importanti, ma non solo, e vengono declinati nel dettaglio tantissimi aspetti su come raggiungere questi obiettivi. A me piace poter ricordare che noi abbiamo fatto anche un consiglio straordinario dove vennero anche i ragazzi di Friday for Future e fu un consiglio molto importante in cui trovammo tutti insieme un lavoro fatto da tutta l'aula, per cui anche un bel lavoro. Con un ordine del giorno, mozione, sinceramente adesso non ricordo se era una mozione o un ordine del giorno, in cui sì, abbiamo detto delle cose su cui gli obiettivi che Roma Capitale si doveva dare. Ebbene, questi obiettivi stanno all'interno del PAESC, ce n'è uno in particolare che mi piace poterlo ricordare perché c'era questa critica da parte dell'associazionismo giovanile ambientalista adesso,
che è rappresentato da Fridays for Future o dal movimento globale dei giovani per la lotta ai cambiamenti climatici, ed era quello, dice, guardate che l'obiettivo del 40% dell'abbattimento della CO2 al 2030 è troppo basso. Ebbene, questo piano si dà un obiettivo dell'abbattimento del 51% delle emissioni del 2003. Dunque è un obiettivo importantissimo, che è stato difficile poterlo raggiungere, però la cosa importante è che proprio ogni scheda, ogni piccolo lavoro che viene dato, che aggiunge un qualcosa al raggiungimento di questo abbattimento della CO2, un insieme proprio di schede, fanno sì che si raggiunga questo obiettivo. Ebbene, io vorrei dire, io mi rendo conto che il documento è molto ampio, sono anch'io, devo dire, rammaricato del fatto che ci troviamo a trattarlo con questa modalità, ma non perché, per un motivo, è perché sono convinto che sia veramente un ottimo lavoro fatto veramente bene, e mi auguro che l'Aula possa comunque dare forza a questo documento, perché è per tutta la città, e chiunque andrà a governare questa città da questo momento, da adesso in avanti. Però ecco, forse meritava un po' più di respiro, un po' più di spazio e di discussione, perché è uno dei documenti più importanti che andiamo ad approvare in questa consiliatura. Ci sono scritte delle cose veramente decisamente importanti, e ecco, mi preme poter fare alcune sottolineature. Ho sentito alcuni interventi che si sono un po' più concentrati sulla situazione attuale di oggi, sul quale poi possiamo fare tantissime aule e dirci tante cose. Però, per esempio, ve lo dico anche sugli alberi. Gli alberi, anche oggi l'Agenzia per la Qualità dei Servizi ha decretato nella sua relazione annuale che per la prima volta in 7 anni abbiamo un bilancio arboreo positivo, con la piantumazione di 4.182 alberi in più di quelli che sono stati abbattuti. Però se guardate la scheda del verde andrete a vedere come è dettagliata, ovvero di quanti alberi dovranno essere sostituiti, quanti dovranno essere piantati, addirittura c'è l'obiettivo di arrivare a 1 milione di alberi entro il 2030, per cui un lavoro enorme che viene fatto, e per far sì di arrivare agli obiettivi importantissimi che la città si deve dare per abbattere le emissioni di CO2. Dunque abbiamo tantissime aspetti che vengono sottolineati. Uno tra questi, è ovvio, ne abbiamo parlato tante volte, è sicuramente il PUMS. Io lo vorrei ricordare, insomma, sul PUMS noi abbiamo scritto, e in parte sono già finanziate diverse opere del PUMS, che parliamo di circa 12 miliardi di opere, 1,2 miliardi di opere sono già finanziate, e parliamo di 58 chilometri di tram, di 38 chilometri di metropolitane con 37 stazioni, parliamo di 3 funivie, le tanto bistrattate funivie urbane, che invece si stanno sviluppando in tutte le città europee e capitali europee, perché sono uno strumento importantissimo per la mobilità sostenibile urbana. Oramai ce l'hanno Lisbona, Madrid, Londra, Barcellona, ce l'hanno tantissime città le funivie urbane, e noi ne stiamo progettando 3, ci mettiamo in linea con quello che fa l'Europa, e poi abbiamo piste ciclabili, corsie preferenziali, e dunque un lavoro enorme quello che è stato fatto, che viene declinato nel dettaglio con tantissime schede, tantissimi lavori fatti assolutamente nel dettaglio. E dunque io sinceramente sono veramente molto soddisfatto di questo documento, per la sua, come dire, declinazione, di come è stato costruito, per la serietà, la precisione con cui è stato redatto. Credo che faccia bene proprio a tutta quanta la città,
È un piano, ci vuole l'impegno di tutti per il rispetto di questo piano, perché lo dobbiamo alle generazioni future, a noi stessi e alle generazioni future. È un buon lavoro, diciamolo, veramente peccato che lo stiamo gestendo con questo tipo di modalità, perché poi i tempi politici alla fine, anche per la complessità del piano stesso, ha fatto sì che ci volesse del tempo per la realizzazione dello stesso, però veramente grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, io sono veramente molto soddisfatto per arrivare a votare favorevolmente a questo documento. Grazie Presidente.